Abbiamo una notizia incredibile da darvi. Ah, abbiamo comprato casa. Hola a todos e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Come avete visto dal titolo e dall'intro di questo video, abbiamo una super notizia. Abbiamo comprato casa. È surreale, non posso ancora credere che stiamo filmando questo video e che possiamo condividere questa bellissima notizia con voi. Questa sarà la nostra prima casa in assoluto. In Messico vivevamo a casa della mamma di Jorge e qui in Italia vivevamo in casa con mio padre. Santissime persone, perché ci hanno dato l'opportunità di risparmiare, se no non saremo qui oggi. Siamo super emozionati di trasferirci, ma non sappiamo ancora quando. Non sappiamo se poco prima della nascita di Baby Orso o subito dopo. Dobbiamo tenere in conto dei tempi del muratore e di consegna dei mobili. Comunque proveremo a fare la maggior parte del trasloco prima, così da avere tutto pronto quando nasce, ecco. Ma andiamo subito a vedere la casa. Se avete un qualsiasi consiglio su come decorare un'intera casa, prego, ce l'ho fatta a passare qui dalla casa e niente, quindi vi faccio vedere. Allora, si entra praticamente e qui sulla sinistra c'è la cucina. Qui abbiamo segnato le varie parti, ora poi vediamo. Qui c'è il balcone della cucina, qui c'è uno stanzino praticamente lungo. Di qua c'è la sala, qui invece c'è un altro balcone e la vista praticamente qui intorno, noi non vediamo nessuno, non vediamo i vicini, è tutto verde, verde, verde. Tutti questi segni viola sono varie modifiche, attacchi, prese che devono essere fatti, quindi. L'idea è di buttare giù questo muretto qui per lasciare solo la struttura del camino, che eventualmente un giorno vorremmo rifare, però per adesso rimarrà così. Di qua invece c'è anche questo muretto che verrà buttato giù, così da fare un open space tra cucina e sala. Questo muro qui confina con una camerina che adesso vi faccio vedere, qui si va nel corridoio. Questa è la camerina e questo muro qui, praticamente, che è questo della sala, verrà buttato giù per fare tutto appunto open space. Non abbiamo bisogno di una camera in più, quindi via. Poi di qua sulla sinistra abbiamo semplicemente un bagnetto con la vasca, che anche lui verrà lasciato così perché adesso non abbiamo i soldi per rifarlo. Qui a sinistra c'è la camera di Baby Orso, che è così. Io adoro questo armadio a muro in legno, quindi questo, questa è la finestra. Ci spostiamo di qua e questa invece è camera nostra. Qui idealmente ci andrà un armadio a muro, qui ci andrà il letto e qui c'è il bagno fondamentalmente, un altro bagnetto, qui c'è la doccia e questa porta qui davanti, l'idea è di murarla praticamente e di fare l'ingresso di qua per poter entrare qui. Così da avere tipo bagno privato in camera, questa è l'idea. Inizialmente avremo solo la rete con il materasso sopra, senza struttura, senza armadio, senza comodini, senza niente. Perché abbiamo finito tutti i soldi, non ce l'abbiamo. Quindi faremo qualche lavoretto in casa, non tutti quelli che vorremmo, però ne faremo un po'. Prenderemo la cucina e prenderemo la camerina per Baby Orso. Dopodiché basta, poi faremo tipo un pezzetto alla volta di pellicola e va bene così. Ci sarà autoconvincimento, ma così almeno ci godiamo ogni singolo pezzo del nuovo arredamento, diciamo, ogni singola modifica, ecco. E niente, questo è quanto.
Allora, abbiamo contato che la fine dei lavori e la consegna dei mobili avverrà tutto intorno alla data presunta del parto ed è allucinante pensare di fare un trasloco in quelle date. Quindi penso che faremo uno scatolone alla volta e porteremo piano piano tutto nella nuova casa per evitare di fare tutto appena nasce, ecco perché a fare un trasloco intero subito alla nascita non mi ci vedo. E tra l'altro, logica a parte, io sono una persona che si entusiasma subito per tutto, quindi mi sembra strano che non abbia già inscatolato tutto, tipo. Cioè la gravidanza mi fa essere molto più rilassata con i tempi, ecco, in genere sono molto più in iper. Però sì, penso che coglierò l'occasione di questo video per già cominciare a fare una o due scatoline e appunto non ritrovarmi a dover fare tutto all'ultimo. Allora, non ho impacchettato molto in realtà, solo la nostra collezione di Funko Pops e proprio due cosine di Harry Potter. Poi c'ho qui i Moon Boot per l'inverno e qui ho messo delle cose per la casa, il bebè, che non useremo adesso. Giusto così, ecco, per tenere a bada l'entusiasmo e, come ho detto, non ritrovarci con un intero trasloco da fare proprio gli ultimi giorni. Ho impacchettato veramente pochissimo, però già vedere l'armadio così spoglio fa un effetto strano. Non so se questo stile di video casa arredamento può essere una cosa che vi piace. Io personalmente li adoro questi tipo di video, però ecco, fateci sapere per favore. Siamo davvero felici di poter condividere questo passo con voi e che questi video rimangano come ricordi. E questo è tutto per il video di oggi, speriamo che vi sia piaciuto, se volete date un like a questo video e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale per far parte della Orso Family. E noi ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!